1-0, dicevamo settimana scorsa, Paolana che non pareggia mai, e tu hai sottolineato, vediamo chi vincerà a questo punto. La bilancia vi ha dato così, pende dal vostro lato e ottenete davvero tre punti importanti quest'oggi, segnando quella che poi è la terza vittoria in trasferta, quindi una, diciamo, un rullino importante. Sì, sicuramente i tre punti sono importantissimi perché sono venuti innanzitutto contro un'ottima squadra che quale è la Paolana, costituita da giocatori importanti, da un buon mister e oltre ad un'ottima società, come ha detto Longo poc'anzi. Contraccambio i complimenti perché oggi abbiamo avuto un'ospitalità da parte della Paolana che era da tempo che non ricevevamo, quindi per quanto mi riguarda non posso che fare un plauso a un'ottima tifoseria che ha sostenuto i propri giocatori fino all'ultimo e da una società che ci ha accolto veramente bene, quindi contraccambieremo come forse non avevamo mai fatto, quindi questo è un plauso allo sport. Per quanto riguarda i tre punti, sono convinto che oggi abbiamo concretizzato quantomeno con un gol le occasioni create ancora una volta. Abbiamo con merito portato a casa i tre punti, anche se nel primo tempo effettivamente qualche sbavatura ha messo a tu per tu Longo con il nostro portiere. Sì. E il vostro ruolino, dicevamo, importante in trasferta, in casa altrettanto, non siete mai caduti in casa, in trasferta avete subito solo una sconfitta, poi tra l'altro in casa della Vibonese. Pesano un attimino questi due risultati di parità casalinghe sul vostro ruolino per competere con quella che può essere la testa della classifica? Comunque siete lì a 6 punti, è già un buon risultato. In casa abbiamo pareggiato con il Bocale e con il Cutro. Io credo che pesano di più il primo pareggio che è con il Corigliano, sì. Perché sottolineo questo risultato perché non per diciamo demerito del Corigliano assolutissimamente, perché in quella partita ha meritato il pareggio, ma per il fatto che il primo tempo conducevamo per 2-0 e nel finale sono riusciti a raggiungerci con il gol di Gassama all'epoca, quindi quelli magari possono essere dei punti che si recrimicano. Poi i pareggi in casa sono arrivati con il Cutro, che è una squadra che a mio avviso e avviso anche della classifica stessa merita la posizione di classifica. Per quanto riguarda il pareggio con il Bocale, lo definisco il nostro derby, quindi esce fuori da ogni logica. Noi siamo in perfetto tabellino di marcia, anzi la classifica oggi ci sorride ampiamente, continuiamo a fare bene e speriamo ora di dare continuità ai risultati in vista delle partite successive. Se possiamo trovare ancora un pelo nell'uovo, possiamo dire che c'è stato un attimino di flessione per quanto riguarda le marcature della vostra squadra rispetto all'inizio stagione, perché sta segnando un attimino di meno. Segna gol importanti come quello di oggi di Postorino, che chiaramente vi dà 3 punti, quindi l'importante è vincere, però dico, qualche gol in più lo vorreste chiaramente. Ma vedi, dici benissimo, però il calcio è strano, perché nel momento in cui proponi più opzioni offensive, di conseguenza crei più occasioni di gol, ti trovi a fare a segnare meno tasselli sul tabellino dei marcatori. Mentre invece quando crei magari meno occasioni da gol, le uniche occasioni che crei le butti dentro. Il calcio è strano, noi su questo è un dato prettamente statistico che va valutato, ma va valutato sotto l'aspetto della finalizzazione, perché oggi siamo contenti di come ha giocato la squadra, perché si è proposta molto bene in zona d'attacco. Sì. E poi mi pare che attendete anche un certo Alassani, giusto? Che dovrebbe far parte del organico. È in fase di recupero, sta finendo quello che è la terapia. Ma non è che le recuperate e poi a dicembre se ne va. Ma mi auguro che noi lo recuperiamo probabilmente per farci dare quel qualcosa in più in fase d'attacco, quindi sì. Quello che dicevi poco tu, il suo peso specifico sotto porta. Sì, 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 che chiaramente avevate preso a inizio stagione proprio per dare ulteriore peso al vostro attacco. Prossimo avversario è il Guardavalle, dai, che squadra vi aspettate? Oggi ha perso in casa con il Castrovillari. Oggi ha perso in casa, però viene fuori da una vittoria esterna,
Quindi è una squadra un po' fortuita, però è arrivata questa vittoria, è vero. Vabbè, ma alla fine i punti che contano e i risultati portati a casa significa, sì, che è riuscita a mantenere quei tre punti ad Acri importanti, quindi è una squadra da prendere sicuramente con le pinze, e noi abbiamo il fattore campo dalla nostra che, come tu ben sai, cerchiamo di sfruttare al meglio, in quanto la squadra si esprime bene nel campo di Gallico.